nostra avventura in quella di San Paolo d'Argone è quasi terminata, ma mancava un tassello. Non potevamo tornare a casa senza aver incontrato gli amici, tutti in musica, perché qui in questa località sono oltre 35 anni, 36 quest'anno, Stefano, che siete presenti voi del corpo musicale ovviamente comunale con annessa scuola di musica. Esatto. È un gruppo molto attivo il nostro, il Corpo Musicale Comunale San Paolo d'Argon, nato nel 1982 proprio all'interno delle scuole del paese, che poi si è sviluppato in associazione. Appunto quest'anno compiamo i 36 anni e dal 2009 abbiamo attivo una scuola musica che ad oggi conta bene 95 allievi. Non è un caso che ci siamo trovati qui, perché questa ovviamente è la vostra sede e tra l'altro siamo proprio vicini a un monumento musicale. Sì, un monumento costruito qualche anno fa appunto dal genitore di uno dei nostri componenti, che appunto rappresenta tutti gli strumenti della banda e che diciamo è il nostro monumento personale, che identifica anche la nostra sede. Senti, so che il 25 di febbraio si è tenuto un evento importante, un appuntamento speciale anche per voi di San Paolo d'Argon. Siete stati a Riva del Garda? Sì, siamo stati a Riva del Garda con la nostra nuova junior band, l'Argon Junior Band, che si è creata appunto grazie al progetto Yamaha Orchestrando, che abbiamo in attivo dal 2012. È stata una bella giornata per i ragazzi, un'intensa giornata di musica, di allegria e di gioia, e anche diciamo una gita per i ragazzi per unire il divertimento alla musica, che poi è anche lo scopo della banda. Me l'hai anticipato, abbracciate quello che è il progetto Yamaha. Vogliamo parlarne e spiegare ovviamente anche ai nostri amici a casa di che cosa si tratta? Certo, il progetto Yamaha Orchestrando si è insediato a San Paolo d'Argon a settembre del 2012 da una prima collaborazione tra il Corpo Musicale Comunale San Paolo d'Argon e l'Istituto Comprensivo. Al tempo si sviluppava in un progetto extracurricolare dove i ragazzi, una ventina di ragazzi che hanno aderito a questo progetto grazie degli Open Day all'interno della scuola musica, svolgevano la propria lezione di musica al pomeriggio. Proprio i buoni risultati di questo progetto pilota ha portato ad una collaborazione ancora più stretta tra il Corpo Musicale Comunale e l'Istituto Comprensivo. Tant'è vero che nel 2013 abbiamo ampliato questo progetto anche all'interno della scuola primaria. Infatti ad oggi contiamo ben 750 ragazzi che fanno lezione di musica all'interno dell'ora di musica dell'Istituto Comprensivo, dove possono apprendere i fondamenti degli strumenti professionali che si possono suonare in banda e in orchestra. Un altro appuntamento speciale che però deve ancora arrivare è quello con la festa della birra, che è contestualizzata proprio con la vostra attività musicale. Esatto, quest'anno la 17ª edizione della festa della birra si svolgerà dal 21 giugno al 1 luglio. Per noi è un evento immancabile, molto importante, anche perché negli anni ci ha permesso di ristrutturare tutti i locali della scuola musica e appunto a tutt'oggi finanzia progetti e attività importanti del corpo musicale, tra cui anche il progetto Yamaha Orchestrando. Allora in bocca al lupo Stefano, e magari ci vediamo proprio quest'estate. Bene, noi vi aspettiamo volentieri anche per aiutarci a sostenere appunto quali sono i nostri progetti. Grazie mille. Grazie Stefano e grazie a tutti gli abitanti di San Paolo d'Argon che oggi ci hanno seguito, accompagnato, ci hanno guidato in questo nuovo viaggio alla scoperta del territorio. Grazie a voi per essere stati con noi, l'appuntamento è per la prossima settimana in una nuova località bergamasca tutta da scoprire. Ciao!